Wonderful, wonderful, come on, la regina dell'aria sei tu. Siamo qui oggi con Gerardo. Ciao. E con Fabio. Ciao. In questo episodio prendiamo in esame questa fotografia. Si vede un incendio divampare. Cos'è che è successo in quella notte? Nella notte tra il 27 e il 28 settembre del 1935 non si sa se sia successo un disastro o un'occasione. Mettiamolo in questi termini. È successo un disastro. Dal punto di vista tecnico è un disastro. Ma dal punto di vista storico-architettonico forse è stata anche un'occasione. Stiamo parlando della cupola del Duomo, che è per tutti un segnale tra i più evidenti, forse parallelo al Baradello e anche al Faro Voltiano. Sono quei tre segni della città che si vedono da lontano, che vengono riconosciuti e che rendono riconoscibile la nostra città. Beh, insomma, la cupola che sta nel centro una bella notte prende fuoco. Il come mai non si sa. Sì, il come mai non si è mai scritto in maniera esplicita, ma è abbastanza evidente. Alla cupola si stava lavorando in quel periodo, si stava lavorando per migliorare la saldatura della copertura di rame e quasi sicuramente uno dei saldatori, parliamo degli anni 30, quindi evidentemente strumentazioni, diciamo così, approssimative, quasi sicuramente uno dei saldatori restò acceso. Riuscì a far partire un incendio che poi prese la sottostruttura in legno che reggeva questa copertura in rame, che era una seconda copertura, e questa è l'opportunità a cui faceva riferimento prima Gerardo. Perché nei secoli e nelle immagini ci siamo abituati ha una cupola più slanciata, una cupola che aveva un tamburo, che adesso non c'è più, e che dava un'immagine completamente diversa di questa notevole architettura. E lì, nel momento in cui la copertura si è disciolta, quasi fisicamente, è iniziato invece un dibattito. Sì, allora, la cupola realizzata da Filippo Juvarra con una proporzione molto slanciata, con una proporzione gotica, perché lui ha fatto una cupola barocca sopra una chiesa gotica, siccome era un grande architetto questa cosa aveva capito di doverla fare, non era mai piaciuta, perché appunto ritenuta di proporzioni, anzi ritenuta sproporzionata. Per cui appena la cupola ha avuto dei problemi, cioè delle infiltrazioni d'acqua, non gli è parso vero di potergli mettere un secondo guscio sopra per attenuare questo slancio e quindi cambiare questa cupola che è quasi un mezzo pallone da rugby, molto molto allungata, in una cupola che in realtà è una mezza anguria. E questa cosa, che si sapeva, l'architetto progettista è Giulio Gagliori di Milano, era entrata nell'Ottocento nella visione naturale della città. Quando l'incendio distrugge questa seconda sovrastruttura è partito il dibattito. La rifacciamo come l'abbiamo sempre vista? O la rifacciamo come era l'origine? I campioni di queste due posizioni sono da una parte Giuseppe Terragni, che avrebbe voluto rifarla come l'aveva vista, cioè con la sovrastruttura di fine Settecento, e dall'altra parte Federico Frigerio, che era l'architetto del Duomo, che invece la vuole riportare alla linea originaria juvariana, e vince Frigerio. Ma vi assicuro, il dibattito è stato di un livello straordinario dal punto di vista storico, architettonico, ma anche dal punto di vista psicologico. A un certo punto, addirittura Frigerio, che era poi un uomo dei pensieri molto molto semplici, però interpreta questa cosa in chiave quasi psicanalitica, dicendo che era un'immagine materna quella che loro volevano ricreare, che è una idea assolutamente straordinaria, forse nessuno ci aveva pensato, ma alla fine ha vinto lui. Chiudiamo con due curiosità. Una, che secondo Carlo Emilio Galda, il vescovo di Como, avrebbe detto Felix Flamma, cioè fiamma felice che ha distrutto questa cosa rendendoci liberi, forse anche di poter decidere. Magari non è vero, ma è possibile che lo sia stato. È una bella frase. È una bella frase. Perché è entrata nella storia.
L'altra curiosità è che gli avanzi del tamburo della cupola del Duomo non sono, alla maniera molto comasca, stati buttati via, beh, ci mancherebbe altro, e li hanno utilizzati in forma un po' più bassa, diciamo così, come parapetto della strada che adesso, allora non c'era, lo stavano sistemando, porta dalla funicolare a Villageno. E ancora, chi fosse curioso o forse chi non volesse credere alle nostre parole, può farsi la camminata fino quasi a Villageno e prima dell'ultimo pontile troverà una scritta enorme su questo parapetto: è stato realizzato con le pietre della cupola del Duomo, e capisce perché. E con questo vi salutiamo. Alla prossima. Ciao. Wonderful, wonderful, come on, la re-